È triste dover riconoscere che l'inizio di un maxi processo sia un momento storico, perché questo significa dover riconoscere che la criminalità organizzata ha raggiunto dimensioni massime, per cui ci vuole un maxi processo per reprimere la stessa qualora le tesi della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro vengano considerate veritiere da parte del collegio giudicante. Sono le parole del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, ai microfoni di Ascanews, poco prima dell'inizio del maxi processo Rinascita Scott contro i clan dell''Ndrangheta nel Vibonese, in un'aula bunker della Corte d'Appello, appositamente realizzata nell'area industriale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Imponenti le misure di sicurezza anche per le procedure sanitarie e anti-Covid, visto il numero elevato di persone coinvolte. Sul banco degli imputati, presunti esponenti di cosche mafiose, tra cui Mancuso di Limbadi e Nicotera, politici e imprenditori. 325 persone, più 4 già a processo con giudizio immediato, mentre per altri 91 imputati è previsto il rito abbreviato dal 27 gennaio 2021. È un processo storico non soltanto per la quantità dei soggetti che sono coinvolti, ma questo lo si può capire anche per le dimensioni dell'aula in cui tutto si sta per iniziare. È un processo storico per la qualità dei soggetti coinvolti e per la qualità anche delle fattispecie penali per cui si sta chiedendo il giudizio. Qui ci sono i cosiddetti 'ndranghetisti militari, quelli che usavano il Kalashnikov o le pistole per intimidire ed imporre la loro volontà, ma ci sono anche tanti colletti bianchi. Colletti bianchi che esprimevano la capacità dell''ndrangheta di relazionarsi ai poteri pubblici. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha definito questo processo una pietra del muro contro la mafia, sottolineando l'importanza di andare a verificare gli intrecci tra amministrazioni pubbliche e criminalità organizzata.